I vigili del fuoco di Monfalcone e di Gorizia l'hanno cercato ieri per tutto il giorno nella zona di Marina Iulia a Monfalcone, ma per un uomo di 74 anni del posto che si era allontanato da casa sabato mattina per fare un giro in bicicletta come di sua abitudine, la lotta contro il tempo è stata inutile. La salma senza vita del pensionato, probabilmente colto da un malore, è stata rinvenuta nella notte vicino alle gratte del canale dei Dottori nella città dei Cantieri e riconosciuta sempre nella notte poco dopo dai parenti. Per le ricerche attivate con l'unità di comando locale a Marina Iulia hanno visto scendere in campo i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia di Stato, l'elicottero del nucleo volo Venezia, la guardia costiera, le unità cinofile, polizia locale di Monfalcone con il drone e la protezione civile. Cordoglio è stato espresso nei confronti della famiglia dal sindaco Cisint. Perde il controllo dell'auto del padre, una Kia Sorento, e sfonda facciata e sala della pizzeria Arcadia a Salta di Povoletto. È successo alle 6 di oggi, vittima forse di un colpo di sonno, un cittadino bosniaco di 22 anni, residente a Faedis, che si è poi allontanato. È stato rintracciato poco dopo dai carabinieri della radiomobile che stanno indagando sull'accaduto. Tanto lo spavento per i titolari che hanno pensato a un terremoto, decisamente ingenti i danni. Diversi incidenti questa notte con i conducenti che dopo essersi schiantati chi contro vetrine di negozi e chi contro auto posteggiate se ne sono andati dal luogo dell'incidente. È successo sia a Udine che a Gonars, dove sono rimaste danneggiate due vetture in sosta. Il danno più grande alla pizzeria Arcadia di Salta di Povoletto, dove una vettura è letteralmente entrata nel locale. Eravamo a dormire quando abbiamo sentito un botto tremendo, vibrato tutta la casa, sembrava che fosse il terremoto, invece abbiamo scoperto che c'era entrata questa macchina nel locale facendo molti danni. Non abbiamo trovato nessuno nella macchina, c'erano sì macchie di sangue, ma non abbiamo trovato nessuno. È stata abbandonata la macchina, dopodiché i carabinieri stanno facendo le loro indagini per risalire a tutto. A Gorizia e a Nova Gorizia, cittadini e sindaci aspettano con ansia la riapertura dei confini. Nel frattempo il capoluogo isontino ha incentivato nel fine settimana il commercio, lo shopping e le degustazioni istituendo una grande isola pedonale lungo Corso Verdi. Soddisfatto dei risultati, il primo cittadino, Rodolfo Ziberna, è intenzionato a potenziare l'iniziativa oltre il 2 giugno nel caso in cui le categorie economiche dovessero esortarlo in questa direzione. Gorizia inizia, lo avevamo già detto, con lo sblockdown, praticamente si ricomincia a Gorizia, il corso è pedonale per qualche giorno. L'obiettivo era quello di capire se piace questa iniziativa ai cittadini e io credo di toccare con mano che ai cittadini piace. Poi naturalmente in base al grado di richiesta che ci sarà potremmo anche pensare magari di estendere, di allargare temporalmente come spazio, valuteremo insomma un po' alla volta in base a quello che ci diranno anche i cittadini. Confine. Che bella domanda. Il confine ovviamente è un nervo ancora scoperto un po' per tutti noi, anche perché abbiamo due trattamenti diversi. Come vede, noi qui abbiamo l'obbligo della mascherina, oltre al confine l'obbligo sussiste soltanto quando si sta all'interno e non all'esterno. Abbiamo avuto forti tensioni quando ormai si stava delineando un asse Germania, Austria, Slovenia, Croazia che tagliava fuori in modo importante il turismo del Friuli Venezia Giulia, la Farnesina sta dialogando con Lubiana. Come sapete tutto ciò che è relativo al confine non dipende né dal comune né dalla regione ma dai due governi. Mi auguro che prevalga il buon senso, mi auguro che si tolga in fretta il muro tra i confini, ma ovviamente nei momenti in cui ci saranno le stesse condizioni, perché un esempio che io faccio sempre è quello del mare, che se noi togliamo un muro dal mare non accade nulla, però se questo mare da una parte rispetto all'altra a 50 metri di dislivello, quando togliamo il muro crea un disastro. Vedremo poi che cosa succederà con il 4 di giugno, giornata nella quale dovrebbe esserci una nuova ordinanza che dovrebbe eliminare, il governatore Federica sta facendo ancora le valutazioni, l'utilizzo della mascherina almeno in luoghi aperti, ma ne sapremo di più nelle prossime ore.
I super bonus valgono per la prima casa e si punta ad avere un anno in più per l'esecuzione dei lavori. Si delineano da una parte le regole per usufruire delle agevolazioni che scatteranno dal 1 luglio e dall'altra la richiesta dell'Associazione Nazionale Costruttori. Le novità del 1 luglio riguardo ai super bonus, chi può, chi non può? Allora, super bonus al 110%, quindi iniziativa ben accolta da tutte le categorie, anche dai privati. Chi può accedere? Può accedere il privato in possesso di prima casa, quindi che faccia un intervento sulla prima casa. Interventi che sono di miglioramento energetico, essenzialmente l'isolamento, quindi il cappotto, e sostituzione della caldaia. Altri interventi minori sono, possono rientrare nella misura se in combinata con questi due che ho appena detto, ad esempio serramenti e fotovoltaico, nonché gli interventi di miglioramento sismico dell'edificio. Dicevo, restano escluse le società proprietarie di immobili, restano escluse anche i proprietari di seconde case. Questo però non è vero nel caso di condominio, ovvero nel caso di un immobile in condominio si estende questa possibilità anche a questi due casi. Gli interventi devono essere svolti da luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma ci pare ci sia un'apertura del governo, la stiamo aspettando nei prossimi giorni, di estenderlo fino al 2022, cosa che darebbe assolutamente maggiori potenzialità, perché un anno e mezzo per progettazione ed esecuzione dei lavori, soprattutto nei lavori di miglioramento sismico, un anno e mezzo è un orizzonte temporale piuttosto breve. Dopo 39 anni di lavoro nel settore delle manutenzioni, sempre a servizio del comune di Martignacco, Giuliano Peressini va in pensione. Un bel traguardo, dice, ma anche un po' di tristezza per lasciare il mio posto di capo operaio. Mi ha dato molte soddisfazioni. Quasi 40 anni al servizio della comunità di Martignacco come capo operaio. Tra pochi giorni Giuliano Peressini va in pensione. E sono contento di essere arrivato a questo traguardo, però anche un po' spiacente di lasciare l'ambiente, e anche in questo modo che adesso è subentrato questo coronavirus, mi sembra quasi un sogno di quando ho iniziato essere arrivato a questo traguardo. Ma ho avuto anche delle soddisfazioni sinceramente con tutte le amministrazioni che sono state, tuttora con questa, di arrivare a fare certi traguardi di lavori. Ecco. Dopo quasi 40 anni di attività da dipendente, insomma impegnato sul territorio, che cosa farà? Io mi dedicherò un po' al mio giardino, un po' di più, perché lo facevo lo stesso, ma non avevo così tanto tempo. E dopo un po' di sport, quello che posso fare, ecco. Calo di contravvenzioni e incidenti nel periodo di lockdown a Codroipo. Abbiamo fatto il punto della situazione con il comandante della polizia locale, Franco Fantinato. Comandante, in un periodo appena terminato il lockdown la circolazione stradale è diminuita e anche le multe, le contravvenzioni. Certamente, il periodo di lockdown ha incentivato notevolmente la diminuzione del traffico. In queste condizioni anche le apparecchiature, se facciamo riferimento alle apparecchiature di rilevazione velocità, abbiamo un netto, diciamo, calo di quelli che sono gli accertamenti. Ci attestiamo su una media di una decina di accertamenti al giorno a fronte di accertamenti molto più consistenti fatti negli altri periodi. È da dire che questi sistemi di rilevamento della velocità, noi parliamo di questo qua di Codroipo, ma gestiamo anche quello di Castions di strada, ha permesso di ridurre notevolmente quella che è la pericolosità o la gravità degli incidenti stradali che fino adesso venivano accertati su quei due punti. Dunque, incidenti stradali con lievi danni alle cose, feriti molto lievi, ma non più incidenti con feriti gravi o mortali. Questo ha influito molto positivamente sulla sicurezza della circolazione e anche per gli utenti.
Molto bene, con questo consultivo della Polizia Locale del Medio Friuli si chiude il nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento subito dopo la sigla mandata in onda dal nostro Campigotto con a voi la linea, e a seguire il punto di Enzo Cataruzzi, che avrà come ospite il sindaco di Tavagnacco Moreno Liruti. Bene, è tutto. Io, se dovete pranzare, vi auguro un buon appetito. Arrivederci.